sono Lucia di Farfilò. Sono qui per raccontarvi, per gioco, L'arte di divertirsi. È un libro della collana Pippo, pubblicato da Topi Pittori, in collaborazione con l'Associazione Giochi Antichi e per il Tocati, che si è appena concluso. E questo libro ci piace perché crea un connubio tra l'aspetto ludico e l'aspetto artistico. Quello che fa è raccogliere attraverso le opere di Viola Nicolai un repertorio di immagini che raccontano il gioco attraverso i secoli. C'è anche una mostra esposta fino al 7 ottobre presso il Polo Universitario Santa Marta, dove le tavole di Viola Nicolai raccontano proprio il suo processo, ossia partire da opere d'arte classiche e divertircisi sopra. E questo è l'invito che viene fatto da un gioco che si chiamerà I Giochi di Pippo, a cui tutti sono invitati a partecipare. E cosa succede? Cosa succederà? Succederà che artisti, illustratori, bambini, chiunque può diventare cittadino attivo e contribuire realizzando una propria opera d'arte a partire da un'opera d'arte classica e su un formato A5, l'unica regola del gioco a cui partecipare, con la tecnica che vuole, che vorrà. Spedire l'opera qui da Farfilò, Rigaste San Zeno 23, e a Verona. E quello che succederà poi sarà che tutte le opere arrivate verranno esposte in una grandissima pinacoteca e vendute a un prezzo d'asta fisso di 5 euro. E la raccolta di tutto questo finanzierà un acquisto di libri per le biblioteche della città. E chiunque può diventare contributo attivo a questo. E l'opera d'arte non deve essere firmata, assolutamente. Il nome dell'autore va messo sulla busta perché chi acquisterà l'opera non saprà se starà acquistando l'opera di un bambino o di un artista famoso. E quello è il gioco e quello è il divertimento. E quindi vi invito tutti ad andare a vedere la mostra al Polo Santa Marta fino al 7 ottobre e a partecipare ai giochi di Pippo, e c'è tempo fino a gennaio. Ciao!